Ma voi lo conoscete quel trucchetto che usa Wizz Air per spillarvi i soldi? Eh? Noi abbiamo prenotato 3 posti, fatto il check-in per 3, però nostro figlio non è venuto. Siamo saliti, almeno stiamo più comodi. E invece che fanno? Se vendono il biglietto perché vanno in overbooking. Proprio loro. Ma mo vediamo se anche al ritorno faranno la stessa cosa, che abbiamo il biglietto sempre per il nostro figlio che non è venuto. Oh, siamo arrivati al nostro posto. Noi abbiamo 20 A, B e C. Il posto è vuoto, ma lo era anche al volo di andata fino a che non è partito l'aereo. Il ragazzo che era seduto qui l'altra volta all'andata ci ha spiegato che gli è successo un sacco di volte, fanno overbooking e allora aspettano, se qualcuno non si presenta però all'ultimo secondo gli fanno il biglietto al volo e riempiono i biglietti delle persone che non sono salite. Ma io ho pagato un biglietto in più per sta più comodo e voglio sta più comodo. Tu non te lo rivendi il biglietto mio e ci fai il doppio dei soldi, oppure te lo rivendi e a me mi dai i soldi che non ho mai fatto spendere. È una pratica scorretta, dovresti dirlo prima. Perlomeno uno vuole viaggiare più comodo, io ho la panza. Siamo stati fortunati, ce l'hanno lasciato libero perché probabilmente l'aereo non è strapieno e non sono in overbooking. Però secondo me sta cosa va chiarita e non ve fate fregare come sono fatto fregare io, anche perché se pago un biglietto in più voglio il posto in più e voglio stare comodo. Sta cosa la approfondirò, se vi è successo fatemelo sapere che magari la approfondiremo insieme. E dai.